Ciao ragazzi, come va? Sono qua a proporvi un nuovo tutorial. Questa settimana andremo a realizzare il gira naso. State studiando questo argomento, quindi ho pensato che lo studio potrebbe essere più divertente realizzando questo piccolo lapbook mobile e che vedremo adesso come costruire. Allora, il nostro lapbook questa volta è diviso in due dischi. Tenuti insieme o da un fermacampione, chi ce l'ha, o altrimenti da un semplicissimo cordoncino di corda oppure lana o quello che avete in casa. Adesso io lo apro così vedrete le parti del giranaso come sono composte. Ci sono due dischi, uno interno che avrà tutti i dati che a noi interessano per lo studio del nostro naso e uno esterno con un coperchio che servirà invece appunto da coperchio stesso per completare questo lapbook. Di cosa avremo bisogno per realizzare il giranaso? Soliti fogli formato A4, due fogli, un compasso per disegnare le circonferenze, un piccolo righello, le forbici e una matita e una gomma. Partiamo subito con disegnare due circonferenze più o meno della misura di 10 centimetri. Andate a misurare col vostro righello, scusatemi, 8 centimetri. Andate a misurare sul vostro righello questa misura. Io ho fatto le circonferenze da 8 centimetri, così vengono belle grandi. E con questa apertura punto il mio compasso sul foglio e disegno la circonferenza. Ne faccio due della stessa misura, perché saranno una la mia base e l'altro il mio coperchio. Benissimo. Ora all'interno del primo disco che avrò disegnato e poi ritagliato andrò a compilare le singole parti con tutte le informazioni che mi possono essere utili per sapere come funziona il nostro naso. Quindi io ho pensato al disegno del naso esterno con le sue parti, ma anche alla parte interna, quella nascosta che non si vede. Poi, andando avanti, vedrete che ci sono delle parti che voi andrete a riempire, come sempre, con tutti i dati che troverete sul vostro libro, con le specifiche di ogni parte che compone appunto questo organo di senso. Potete sbizzarrirvi, io vi lascerò anche la foto di quello che c'è scritto sul disco all'interno, così potrete guardare con calma, ma come sempre sarà la vostra fantasia e la vostra creatività che vi farà realizzare dei lavori veramente unici.